Ben ritrovati e ben ritrovate, bambine e bambini, io sono sempre Veronica e sono qui anche oggi per raccontarvi un'altra delle tante storie tutte bellissime. Oggi conosceremo Federico e le sue tante famiglie. Infatti, questo libro di Mili Hernandez e di Gomez, pubblicato da Nube Ocho, si intitola Tutte le famiglie di Federico. Andiamo a conoscerle. Eccolo qui Federico. È un gatto che porta calzini bianchi ed è molto speciale perché ha tante, tante famiglie. Come voi sapete, i cani sono più affezionati a una famiglia in particolare e i gatti sono più vagabondi e Federico ne è proprio la dimostrazione. La mattina, infatti, quando si sveglia, si stiracchia, si pulisce e va a fare colazione con Anna, suo fratello Carlo e le loro due mamme. Ovviamente lui arriva, si sente dalla porta miau, e loro tutte lo sanno e anche Carlo lo sanno esattamente chi c'è alla porta. Aprono, trovano Federico e si recano tutti a tavola. Una tavola imbandita con pane, burro, marmellata, miele, succo d'arancia, tè, latte, frutta, ma soprattutto una cosa che non manca mai è un buonissimo vasetto di yogurt greco messo apposta per Federico, che lo mangia tutto, non ne lascia nemmeno una goccia. E dopo aver fatto colazione, ringrazia, saluta e va da Virgi, Eli e Ludo. Lascio a voi indovinare quali sono i loro nomi per intero. Virgi, Eli e Ludo vivono con la mamma e il papà. E prima di andare a scuola, come tutte e tutti voi, si lavano sempre i denti. E Federico che fa? Federico si pulisce i baffi, come tutti i gatti dopo mangiato e dopo aver mangiato dello yogurt greco, probabilmente ne aveva un po' sul naso. Prima si lecca con la lingua, poi si pulisce i baffi e poi usa lo spazzolino. Eh sì, perché in questa famiglia uno spazzolino è dedicato proprio a Federico. Lo aspettano tutte le mattine per il momento del lavaggio dei denti. Anche lì saluta, prende tutte le coccole che può, ringrazia e si avvia verso la fermata del bus. Tutti i giorni, infatti, Sara prende l'autobus per andare a scuola con gli altri bimbi e le altre bimbe. E il suo papà e Federico l'accompagnano sempre alla fermata. Ora, i bimbi e le bimbe più grandi, chi in bicicletta, chi a piedi, chi in autobus come Sara, vanno verso la scuola. Adesso che sono chiuse un po' meno, ma ci torneremo presto. E nel frattempo Federico va da qualcuno di molto piccolo. Qualcuno che è rimasto a casa perché è troppo piccolo per andare a scuola, anche troppo piccolo per andare al nido. Lei è Paola. Paola è una bebè affettuosa che vive con i suoi papà, Luigi e Ramiro. E quando dorme, Federico si avvicina alla culla e la dondola. La dondola e le fa anche le fusa. E frrr, e frrr, e frrr. E Paola dorme con una serenità olimpica. Dopo aver preso tantissime coccole dal papà Luigi e Ramiro per aver creato un momento di sonno meraviglioso per la loro bambina, nel pomeriggio, dopo che i bimbi e le bimbe più grandi sono tornate da scuola, Federico va a trovare Taddeo. Taddeo vive con i suoi nonni e Federico si diverte moltissimo a giocare con il gomitolo di lana della nonna Giovanna.
La nonna Giovanna sta cercando di fare un maglione, ma Federico ogni tanto tira il filo. Per fortuna Taddeo riesce a giocare con lui e a sostituire ogni tanto il gomitolo con qualche altra palla. Alla sera però, dopo aver giocato tanto, dopo aver preso anche lì la sua dose di coccole da Taddeo, dalla nonna e anche dal nonno, Federico va ad ascoltare una storia. Tutte le sere, infatti, Nico legge una storia insieme alla sua mamma e alla loro gatta Frida, che anche lei è una vagabonda. Sembra che stia lì in casa, ma i gatti lo sono. Federico va alla finestra e ascolta attento tutti i capitoli, non ne perde neanche uno. La mamma legge un capitolo ogni sera e lui ogni sera è lì con l'orecchio teso e lo sguardo verso il cielo ad ascoltare questa bellissima storia. Chissà che storia è, eh? Dovrei sbirciare tra le pagine. Eccole qua. Federico ha tante, tantissime famiglie ed è un gatto davvero felice di poter riconoscere alla mattina qualcuno, a metà mattina qualcun altro, di andare a trovare qualcun altro nel pomeriggio e anche la sera. Ha una vita molto movimentata e molto ricca e piena di affetto da parte di tante e di tanti, grandi e piccoli. Care bimbe e cari bimbi, spero che questa storia vi sia piaciuta. Ora, come sempre, vi lascio a un laboratorio pensato per voi dalle mie amiche speciali e chissà che durante il laboratorio non venga a trovarvi proprio il gatto Federico. Io vi do appuntamento al prossimo racconto, alla prossima delle tante storie tutte bellissime che ci sarà circa tra 2 settimane e vi auguro nel frattempo di restare in contatto con le vostre famiglie, se ne avete più di una, e nel momento in cui potremo di nuovo girare e scorrazzare liberamente come fa il gatto Federico, vi auguro di andarle a trovare spesso. Un grande saluto a tutte e a tutti. Ciao amici e amiche di Tante Storie Tutte Bellissime, eccoci ad un altro incontro per il nostro laboratorio. Dopo aver sentito la storia che ci ha letto Veronica di Federico, che andava di tetto in tetto a trovare tutte le sue famiglie, per oggi abbiamo pensato di costruire una cornice a forma di finestra. Vediamo che materiali ci servono. Delle stoffe, gomma Eva o del cartoncino, un cartoncino più rigido, forafogli, una foto delle persone a cui volete bene, righello, forbici, matita, fili colorati, decorazioni e glitter, colla e colla a caldo. Per prima cosa andiamo a prendere la nostra gomma Eva o cartoncino e andiamo a disegnare la forma della nostra foto. Se la nostra foto misura 10x15, dobbiamo fare il ritaglio leggermente più piccolo. E con le forbici andiamo a ritagliare. Qua. Dopodiché andiamo a prendere il nostro cartoncino rigido e con la forafogli andiamo a fare 2 buchi in alto e 2 buchi nel mezzo, nel lato corto del nostro cartoncino.
Ora prendete la colla a caldo, a me la porterà la mia assistente Antonia. Grazie. E andate ad incollare la gomma Eva sul cartoncino, su tre lati, però lasciate libero il lato superiore. Dopodiché girate il cartoncino e con una matita vi aiutate facendo i fori all'altezza dei fori che avevamo precedentemente fatto per bucare anche la nostra gomma Eva. Ora andremo a costruire le tende. Prendiamo della stoffa e ancora la colla a caldo. Prendiamo del filo colorato, io prenderò questo qua col pizzo, e andiamo a tagliarne due pezzetti. Li facciamo passare in questo foro aiutandoci sempre con la matita. Chiudiamo le nostre tende con un fiocchetto. Ecco qua, in questo modo. Ora potete giocare, divertirvi con i glitter e con le decorazioni. Dopo che avete decorato la vostra cornice, prendete un altro filo colorato e lo andiamo a inserire nei buchi che abbiamo fatto e quelli in alto. Andiamo a legarlo dietro. Ecco qua, dopo che avete fatto la vostra cornice finestra, prendete la vostra foto e la andate a inserire dall'alto.
ed ecco qui la nostra famiglia di tante storie tutte bellissime. Io ho fatto anche altri prototipi, per esempio questo, oppure un cartoncino decorato. E ora tocca a voi, divertitevi a farlo come più vi piace. Ciao, alla prossima!